Sandro Fabbri, presidente della Vittorino, dal 3 settembre una manifestazione particolarmente importante legata al tennis. Di cosa si tratta? Sono i campionati provinciali di tennis che la Vittorino organizza per la seconda volta. Abbiamo l'impegno anche per la terza edizione qui presso la nostra società. Si svolgono dal 3 al 18 e ricomprenderanno ovviamente tutte le categorie dall'open singolare e doppio sia maschile che femminile. Gli under 10, 12, 14 singolare maschile e femminile, l'over 45 singolare maschile. Iscrizioni già aperte, appunto, sta dicendo a chi bisogna rivolgersi. Le iscrizioni sono già aperte, bisogna telefonare in società qui alla Vittorino da Feltre per appunto iscriversi al torneo provinciale. Inizio delle gare, ha detto il 3 settembre, ma il 3 sarà una giornata, possiamo definire, campale per la società, perché ci sono altri impegni. Sì, abbiamo in contemporanea altre due importantissime iniziative. La prima è il torneo, la terza edizione del Trofeo Bursoni Coppa Vittorino da Feltre. È un torneo a quattro squadre, categoria allievi. Quest'anno partecipano la Piacenza, Libertas Spes, la Cremonese e il Parma. Al mattino ci saranno le qualificazioni, pomeriggio le finali, finali terzo quarto posto e finale primo secondo posto. Contemporaneamente, sempre pomeriggio alle 3, abbiamo il Memorial Day dei Gazzosini, una giornata di ricordo di questi importanti atleti che sono arrivati, hanno vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam nel 1928. È un'iniziativa che organizziamo assieme al Comando dei Vigili del Fuoco perché questi personaggi erano vigili del fuoco che si allenavano presso la Vittorino da Feltre e quindi assieme abbiamo deciso di ricordare le loro figure di sportivo ma anche di vigili del fuoco impegnati in tante attività, in modo particolare nell'attività del canottaggio che ha dato molto lustro a Piacenza e alla Vittorino da Feltre in modo particolare, appunto con il risultato più alto ottenuto che è il terzo posto alle Olimpiadi di Amsterdam. Non hanno ottenuto solo questi risultati perché hanno vinto un po' a livello europeo e a livello nazionale molto, molto. E quindi era giusto e doveroso fare una manifestazione in loro ricordo. Peraltro abbiamo trovato i due figli di questi canottieri che saranno presenti alla manifestazione e li ricorderemo con molto piacere.